Eccoci qua al San James Park, tutto esaurito per questo primo match di Premier League ragazzi, Newcastle Southampton. Uh, sarebbe bellissimo iniziare al meglio questa nuovissima stagione, ma adesso non si scherza più, adesso si fa sul serio. È iniziata la Premier League e qua ci fanno vedere subito qualche debutto in casa Newcastle per Vendel e in casa Southampton per Virgil. Virgil. Fiducia cruel quindi per questo primo inizio di stagione, come fiducia a tanti giovani, tra cui la coppia difensiva Mbemba Miasga, fanno neanche 40 anni in due ragazzi. Fiducia a Mitrovic, sarà il nostro attaccante titolarissimo e tanti... Anche nuovi esordi come Vendel, come Miazga e come Praet esterno-sinistro. Un acquisto che non mi aspettavo, sinceramente. Eccola qua la nostra formazione: come vi ho già spiegato, il 5 che è Wine Album. Probabilmente dovrò, devo ancora cambiare i numeri, ragazzi. Il 5 che è Wine Album agirà da COC e anche da quasi da seconda punta. Questa invece è la, è la formazione del Southampton, una bella coppia. In attacco, Austin Pellea, alla quale bisogna stare molto attenti perché sono molto fisici. Attenti soprattutto anche nei calci da fermo. Ragazzi, forza Magpies: è sempre sul pezzo. Tio lancio fantastico per Townsend. Townsend la mette giù il cross in mezzo. Virgil in calcio d'angolo, rischiando qualcosa. Arrivava dietro Jorginho Wainaldum Calcio d'angolo lo batterà Shelby sulla testa di Tio Te. Che colpisce Steckhellenburg. Colpisce Stekelenburg proprio Townsend La mette in mezzo dove c'è Mitrovic. Esce all'ultimo Stekelenburg. Ma ci siamo ragazzi. Stiamo giocando molto bene. Abbiamo noi il controllo della partita per il momento. Attenzione a Southampton. Qua Wynaldum deve rientrare. Attenzione al cross. E Southampton passa in vantaggio. Eh. Questo, questo campionato è così. Dovevamo stare attenti a Pelle qui. In Bemba se lo fa scappare. Ma anche Jan Matt era fuori posizione. Cosa ci faceva là al centro Jan Matt? Quan Bemba se lo perde completamente. E... Questa Southampton passano in vantaggio, incredibile. Palla per Praet, Praet davanti a Stekelenburg. Tira un po' troppo tardi, perde l'attimo. Praet o Prae, non mi ricordo come si legge. Jan Matt prende il tempo a tutti e corre. Ciao Wijnaldum. Palla per Mitrovic, bella la palla dentro per Praet a Stekelenburg Denis Praet Uno pari Signori scusate ma non ho la più pari idea di come si pronuncia Secondo me è Praet La Tia Muta Ma 1-1 uno uno. Primo gol in Premier League Per il nostro nuovo acquisto Ma qui grande azione Di, tutti, di tutta la squadra Guardiamo dal, dal replay Jan Mat, Wijnaldum, poi Mitrovic Palla perfetta se la mette sul destro, Prae e la mette dove Stephen non può arrivare. 1 a 1. Attenzione! Cross, bellissimo per Graziano Pelle che liscia totalmente il pallone. Finisce qui il primo tempo. 1 a 1. Stiamo giocando bene. Il Southampton in realtà ha dato due tiri in porta. Scialvi. Per Gelson Martins, appena entrato a spazio Gelson Martins Può andare Gelson, può andare Gelson Il tiro di Gelson Martins Gelson Martins Primo pallone toccato in Premier League La butta dentro Una corsa incredibile quella di Gelson Martins Appena entrato per Townsend Che non aveva fatto un buonissimo primo tempo Trova spazio qui, gran palla di Shelby Va Gelson Martins di corsa poi davanti a Stekelenburg forse perde un attimo il tempo perché Virgil prova a contrastarlo ma la palla passa in mezzo alle gambe e in mezzo alle braccia di Stekelenburg 2-1 i Magpies ribaltano tutto, Praet e Gelson Martins Attenzione qua al Southampton che sbaglia tutto, sbaglia l'ultimo passaggio Incredibile, qua abbiamo rischiato tantissimo. Può andare Mitrovic adesso, un po' lento, ma riesce a tenere bene fisicamente. Poi ancora Prae. È stanco Prae. Esce Prae, grandissima prestazione la sua. Entra Arons. Vendel lancia subito Arons. Guardate Arons, ragazzi. Guardate Arons. C'è in mezzo Mitrovic. Arons lo vede. Ma Virgil gli chiude lo spazio. Era un cross che sembrava perfetto. Attenzione qui a questa punizione. Tadic ci sa fare. Tadic. Ho messo Wayne sul palo e ho fatto bene. Non far fallo. Non far fallo. Via, Krull. Bravo, Krull. Arons, se n'è andato. Se n'è andato Arons. Vediamo se se ne va di nuovo. Se ne va Arons. Arons. Davanti a Stekelenburg. Il tiro di Arons. Stekelenburg che palata ha fatto. Attenzione già su Martis. Indietro per ti o te. Con calma. Salvi. Dall'altro lato Vendel tutto solo, liberissimo, Gran palla di Shelby Vendel la mette in mezzo dove c'è Wayne che non stacca La liscia per poco 3 minuti di recupero ragazzi 3 minuti di recupero 2-1 Newcastle Si Gelson Si Gelson Si Gelson Martins Steak Ellenburg! Steak Ellenburg. Quasi doppietta per Gelson Martins Anche il Correa dalla bandiera c'è dietro Aldum Che prova il mancino Ancora Stekelenburg Che finale in casa Che finale in casa ragazzi E finisce qua Finisce qua ragazzi Prima partita e prima vittoria in casa Nel St James Park Portiamo a casa tre punti bellissimi Un'atmosfera incredibile ragazzi Un'atmosfera veramente veramente incredibile Qua al St James Park Eravamo passati sotto e poi abbiamo recuperato. E poi abbiamo recuperato. Ma andiamo a vedere le prestazioni, ragazzi. Migliore in campo il Celsius Martins, così Prae quasi 7. Abbiamo fatto una parità perfetta. Mbemba, però è 4.9. Non si è comportato bene Mbemba, sinceramente. Ragazzi spero che l'inizio del video così subito in campo vi sia piaciuto. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Vi ringrazio tantissimo anche per il supporto, ovviamente, nello scorso episodio, quello del calciomercato è stato un calcio mercato, come ho detto appunto nello scorso episodio, eh, molto mirato per cercare di coprire tutte le zone del campo. Mancherebbe ancora qualcosa, ma non so se riuscirò a farlo in questo calcio mercato. Nel caso lo faremo nel calcio mercato invernale o in qualche modo cercheremo di coprire i vari buchi. Vi ringrazio anche per aver eh, chiacchierato, diciamo così, dell'attaccante tra Varde e Gameiro, però come ho detto nello scorso episodio io preferisco... Gameiro, sinceramente, come stile di gioco. Quindi, perdonatemi se non, uh, se non proverò ad acquistare Vardi. Allora, ragazzi, mi prendo un attimo un minuto di tempo per parlarvi della questione: Gameiro o Vardi? Mi sono arrivati tantissimi commenti di ragazzi che preferivano uno o l'altro. Quindi, per me, la situazione. È stata veramente complicata perché avevo paura di fare qualcosa di sbagliato, avevo paura di, eh, di deludervi in qualche modo. Eh, cerco sempre di, di venirvi incontro, cerco sempre di fare la cosa giusta. Per farvi, per farvi contenti, per far sì che ci sia sempre molta tranquillità e divertimento sul mio canale, ho fatto un calcio mercato con castle basato sui vostri consigli praticamente. Perché mi avete consigliato Vendel e l'ho acquistato, mi avete consigliato Correa e l'ho acquistato, mi avete consigliato Pratt e l'ho acquistato. L'unico acquisto che mi sono un attimo voluto concedere è stato Gelson Martins e Miazga. Ora mi sono trovato, son trovato in difficoltà per l'attaccante perché io preferivo eh, Gamero Preferivo Gamerò per due semplici motivi. Uno perché nonostante sia fisicamente più basso, eh, è secondo me più completo perché riesce comunque ad abbinare velocità a comunque forza fisica. E poi sinceramente ragazzi ho preso Gamero perché volevo sentirmi unico, perché non ho mai visto nessuno comprare Kevin Gamero. A volte mi avete detto eh, che potevo copiare qualcuno, mi avete detto che assomigliavo a un altro YouTuber. Qui ho voluto essere unico ragazzi, ho voluto acquistare Kevin Gamero. E non Gemivardi, che in questo momento sta spopolando quindi, ragazzi, io ve lo dico quasi con, con le lacrime agli occhi. Spero veramente che continuate a sostenermi, eh, anche perché si tratta di, di FIFA, ragazzi, si tratta di un gioco. Io cerco sempre di farvi felici e spero veramente che. Eh, non si rovini il feeling che c'è tra di noi solamente perché ho deciso di acquistare Kevin Gamero invece che Jamie Vardy. Veramente ragazzi ve lo dico col cuore, sostenetemi in questa avventura perché ho bisogno di voi e veramente ci toglieremo tantissime soddisfazioni. Grazie anche per i 30.000 iscritti, vi lascio al video, vi voglio bene. Sono convinto che la squadra che abbiamo messo su eh, sia una squadra perfetta. Perché ho comprato giocatori che possono. possono fare le seconde linee, possono fare i titolari. E ho coperto veramente molti, molti spazi con giocatori di grande livello perché Gerson Martis 20 anni, 77. Correa 20 anni 77, Prae 21 anni 77, Vendel 21 anni 77. Cioè, ragazzi, ho comprato giocatori secondo me incredibili. Comunque, abbiamo visto il primo match del campionato della Premier League. Abbiamo vinto 2 1, grande partita contro il Southampton. Ragazzi, andiamo a vedere un attimo anche il calendario, cosa ci aspetta oggi, perché io farei calciomercato Swansea, calciomercato e Manchester United. In basso a destra vedete la classifica di Big. Hanno vinto solamente il Tottenham e il Chelsea. Restano a tre punti anche il Crystal Palace e lester insieme a noi. Proseguiamo di qualche giorno con il calciomercato. Ok, Gameiro ha accettato l'offerta, ragazzi. Kevin Gameiro è un nuovo giocatore. <ride> è un nuovo giocatore del Newcastle, ragazzi. Porca miseria, che acquisto. Ve lo faccio vedere che è un acquisto. Pazzesco, ragazzi! Qualcosa di incredibile, qualcosa veramente di incredibile. Ora, ragazzi, abbiamo l'attacco, il centrocampo, gli esterni e il centrocampo centrale copertissimi. Perché adesso volevo vedere se mi accettavano l'offerta per Moussa Sissoko, ma io in realtà non lo vorrei vendere. Infatti, ho sparato abbastanza alto per Sissoko. Mi offrono 14 milioni. Sono tanti, eh. È troppo un jolly Sissoko, secondo me. Almeno 18 milioni. È uno dei pochi con cui potremmo fare cassa, in realtà. Quindi, non è al centro dei miei piani, ma è un ottimo jolly. Quindi, io almeno 18 milioni li pretendo. Negli scorsi video mi avete consigliato anche manchiglio, ma credo sia in prestito. Esatto. Dato che eh, Jan Mata sarebbe comunque il titolare, un buon giovane secondo me potrebbe essere Davide Calabria. Quasi un milione, più 400.000 euro. Anche André Steglio in realtà non sarebbe male. Proviamo ad acquistare anche lui. Ah ecco, un altro nome che mi avete consigliato in tanti, e io sinceramente non lo conoscevo, era Castagne. Timothy Castagne, molto promettente. Proviamo ad acquistarlo. Un altro giovane che sta spuntando fuori adesso. è Felix Paslack. Felix pa Paslack che però non credo, mi, chi non credo me, lo, me lo facciano comprare. Credo sia solamente sedibile in prestito. Io faccio una piccola offerta e poi magari mi muovo di conseguenza. Proverei anche a prenderlo in prestito per due anni. Così ce l'abbiamo sempre praticamente e lo riscatteremo. Anche perché per questi giocatori non credo che il riscatto sia molto. Andiamo a giocarci ragazzi. La seconda partita, se non sbaglio. No, offerta per il trasferimento. E Chambers hanno accettato 4 milioni più Barlaser bar per Chambers. Lo portiamo avanti. Lo portiamo avanti anche se in realtà Chambers è quello su cui punto meno. Però noi lo portiamo avanti. Perché, perché sì. Così sappiamo come potersi gestire con, con questi ragazzi. per il trasferimento per Steven Taylor. Che è il nostro centrale difensivo più esperto. E io sinceramente non vorrei venderlo. Non vorrei venderlo. Quindi andiamo con 8 milioni e 500, anzi, anche 9.000. a parte che è il Liverpool, cioè. Ok, direi che questa formazione può andare molto bene. Eccoci qua. Al Liberty Stadium, Swansea Newcastle, seconda partita di Premier League, la prima vinta per 2-1 in casa, adesso siamo in casa dello Swansea, cerchiamo di fare una buona prestazione come nel primo match, sarebbe bene proseguire comunque una... con una striscia positiva di risultati, anche per dare fiducia comunque a una squadra eh, nuova che sta cercando di costruire qualcosa di importante. E alla quale la fiducia serve, sinceramente, Shelby Mitrovic. Per Tio Te, davanti alla portiera, Tio Te. Para, se non sbaglio, Nordfeld. Esatto, l'hanno inquadrato prima. Proprio Nordfeld, ancora Shelby dalla bandiera, Prae. Se la porta avanti, Prae. Nordfeld, che parata. Ma cosa ha fatto, Prae, ragazzi? Attenzione, Krull. Che parata di Krull, Poi la palla resta lì ancora Krull! E qui ci stavamo quasi autodistruggendo Per colpa nostra Non siamo riusciti a deviarla Ma qua Krul Che parata io, la mette in mezzo Staccati! è ancora Krul! Cosa sei Krul? Cosa sei Krul? Fenomeno! Ma questa è una parata straordinaria Wijnaldum Palla per Mitrovic No è fuori gioco Prae Chiude Matt E finisce qui il primo tempo, Wijnaldum. Se ne va Wine. C'è da quella parte Mitrovic. La mette in mezzo per Pry. Non è vero. Cosa ha fatto Newton? Non è vero. Cosa ha chiuso Newton? Non posso crederci. Con una scivolata, Pry era davanti al portiere. Attenzione a Paloschi. La mette in mezzo, Paloschi. Cruel. 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 Ragazzi, fenomeno cruel. Fenomeno vero. L'esordio di Gameiro. E poi ho fatto. Ho messo Arons. Per Wijnaldum. C'è una bella palla per Jason Martins. One troppo lunga. Però Jason Martins riesce a tenerla in campo. La mette in mezzo adesso di sinistro. Nordfeld ancora esce bene. Siamo ancora noi. Wendel Tio Te. Con calma per Prae. Largo per Jason Martins. Può metterla in mezzo adesso col suo piede di destro Dove c'è Wynaldum? Amat. Amat. Non ci credo, ragazzi. Non ci posso credere. Wynaldum. Bella palla per Vendel. Ancora Nordfeld. Ragazzi, non ci credo. Ma che partita. Ma che partita è questa? Qui Graham ha di Nordfeld. Prima a batterlo bene. Prae. Dove c'è Taylor che stacca. Incredibile, ragazzi. Incredibile. E finisce qui, ragazzi. 0-0. Uno 0-0 che sembra incredibile, impensabile. Perché abbiamo avuto un sacco di occasioni tutte e due. Almeno un 3-3 sarebbe stato forse più giusto, Northfield è probabilmente il migliore in campo. Ma guardate che partita. Guardate che partita. Tutto apertissimo. 11 tiri, 5 in porta. 9 tiri, e 5 in porta anche per lo Swansea. Townsend non mi, non mi sta piacendo molto in realtà. Non mi sta piacendo molto. In difesa benissimo Taylor e Krull Krull ragazzi fenomenale. Krull fenomenale. 8,5 e meritava di più secondo me. Mamma mia raga. Sale Townsend e sale anche la Shell. Quasi al sale al 69, quasi anche al 70. È, sal è salito anche Townsend al 76. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. C'è il Southampton. Dopo aver esaminato i 18 milioni per Musso Soko, abbiamo deciso di accettarla e di proseguire con la trattativa. 18 milioni così, allora a questo punto io vado su Bazar senza, senza pensarci due volte proprio. Quindi proviamo 18 anni 77 ragazzi è un fenomeno. Quindi proviamo 10 milioni per Bowser. Adesso mi sparano 19 milioni per Bowser. Ok ragazzi siamo pronti per il nostro primo big match di questa nuovissima Premier League contro il Manchester United. Vado a fare la formazione. Abbiamo Townsend che non è in forma. Gelson Martins un po' di più. Voglio provare Wayne Aldum un attimo, CC. E al posto di TOT metto Correa. Ed eccoci qua, mettiamo piede all'Old Trafford. Manchester United, Newcastle. Sono abbastanza atteso, ragazzi, perché è il primo big match della stagione. Contro il Manchester United, poi con un Old Trafford così. Sinceramente, Sir Alex Ferguson, è bello, bello, è incredibile. Veniamo comunque da due buonissime partite: una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate di, di Premier. Quindi, sarebbe male continuare una buona striscia di risultati positivi. Correa fa viaggiare Mitrovic, che è un po' un controsenso. Mitrovic rientra sul destro. Mitrovic, Mitrovic, peccato, Schweinsteiger batte la punizia in mezzo c'è Carrick che colpisce di testa da fuori aria praticamente ma quasi la manda all'incrocio qua Cruel altro miracolo Miazga Non è vero raga, non è vero, ha fischiato rigore. Ha fischiato rigore. Ha fischiato rigore, non ci credo. Ha fischiato rigore. Cioè, che rigore è questo? Che rigore è? Schweinsteiger contro Krull. E io cosa ti devo dire? Al quarantesimo. Che rigore ha tirato Schweinsteiger. Imprendibile. Krull aveva, aveva preso l'angolo, però era imparabile questo rigore. E adesso siamo sotto. Immeritatamente. Finisce qua il primo tempo. 1-0 Manchester United. Gol su rigore di Bastian Schweinsteiger. Fatto entrare Gameiro al posto di Mitrovic. Jason Martins recupera una gran palla blind. Jason Martins, Jason Martins. Romero davanti a Romero. Jason Martins la passa Gameiro. Uno pari, Kevin Gameiro. Che contropiede incredibile del Newcastle, signori. Incredibile, veramente la palla che ha perso Blind. Partita perfetta fino a questo momento. Ma riguardiamo. Ah, non se lo fa vedere Blind perde un bruttissimo pallone contro Contro Gerson Martins Che si fa la sua corsa Aspetta l'uscita di Romero La mette in mezzo per eh, Gameiro Ed è uno pari Gameiro Bella palla per Wijnaldum 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 Si gira Il tiro giro di Wijnaldum Fuori Non ci credo ragazzi Dal di lì fuori Benzema 2-1 un pallone ha toccato Benzema. E ha messa l'incrocio. Pazzesco! Adesso andiamo a la riprendere. Due minuti di recupero. Eh. Devo farci l'abitudine. Devo farci l'abitudine a queste partite. C'è il son Martis per Wine Aldu, ma non tiriamo, raga. Non tiriamo. Io spingo il quadrato e non tiriamo. E finisce qui. 2-1 per il Manchester United. Sconfitta, secondo me, immeritata sconfitta secondo me è meritata, migliore in campo Gamero nonostante sia mangiato un gol incredibile veramente peccato perché abbiamo giocato bene ragazzi, abbiamo giocato veramente molto bene comunque dobbiamo alzare la testa ragazzi, siamo qui per provare a ricostruirla questa squadra e, e vediamo cosa riusciamo a fare, andiamo a vedere la classifica, per il momento abbiamo 4 punti e siamo eh, 13esimi Ok ragazzi, noi ci salutiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio con questa bella, questa bella settimana di calcio mercato, poi la parità con l'Arsenal e poi la fine del calcio mercato e poi ci sarà anche la Capital One Cup. Una vittoria, un pareggio, una sconfitta. È <ride> andata così in questo episodio. Speriamo di rialzarci presto. I nostri giocatori stanno facendo secondo me bene. Purtroppo l'unico che non mi sta convincendo è Mitrovic, ragazzi. Non mi sta convincendo per niente, perché è veramente molto lento, non viene incontro, bisogna servirgli la palla proprio sul piede o sulla testa. Però adesso vedremo anche magari di adattarci. Signori, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se tu mi piace, un commento, un consiglio, anche per un eventuale terzino destro. E noi ci vediamo ad un prossimo video, mi raccomando ragazzi, go Mac, peace, e sostenetemi in questa bellissima, secondo me, avventura. Alla prossima.